Oh, alleluia! Gloria al tuo nome, Padre. Nel nome di Gesù. Tutto a Cristo io arrendo. Tutto a Cristo. Siamo qui, Signore, a cercare il tuo volto, Dio della gloria. Suo sangue al Padre fu. Vogliamo vivere.
conoscere la grazia. Alleluia. Keita Matashia, Padre della Gloria, alleluia, ti ringraziamo ancora in questa giornata, Padre. Siamo qui per adorarti, siamo qui, alleluia, per innalzarti, per dire, Signore, che abbiamo bisogno di te. Signore, siamo ancora qui per ascoltare la tua voce, per lasciare ogni cosa, Signore, ai tuoi piedi, Padre, perché abbiamo, Padre, alleluia, il bisogno di vivere in comunione con te, Padre, ogni giorno, ogni momento della nostra vita, Padre. Alleluia, vogliamo adorarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo glorificarti, vogliamo, Signore, elevare il nostro cuore verso il cielo, alleluia, le nostre mani a te, in segno di adorazione, di arresa. Alleluia, ti diamo tutta la gloria, Padre. Alleluia, nel nome di Gesù, si kamatebere ishora makaya. Signore, benedicici insieme ancora in questa mattina, Signore, in questa lettura biblica. Conforta i nostri cuori, edificaci nello spirito, alleluia. Padre, che qualsiasi oscurità, qualsiasi oppressione, opposizione vada via nel nome di Gesù e che possiamo andare avanti, alleluia, fiduciosamente. Oh, relenza mateca shoa, nei tuoi sentieri, Padre della Gloria, aiutaci a essere uomini di preghiera, le mie sorelle, donne di preghiera, aiutaci a vivere, Signore, nello spirito, alleluia, nella fede, alleluia, perché la tua parola dice, Padre d'amore, che il giusto vivrà per fede. Amen. E noi vogliamo andare avanti per fede, Padre. Oh, alleluia, in questo glorioso cammino, in questa gloriosa via che tu hai tracciato per noi, Padre, in questo momento rimettiamo i nostri cuori nelle tue mani, Signore. Come abbiamo cantato, vogliamo arrenderci a te completamente, tutto a Cristo. Io mi arrendo tutto a Cristo, il cuore do, alleluia, tutta la mia anima. Alleluia, nel nome di Gesù, diglielo, fratello, sorella. Signore, ti do tutta la mia vita. Signore, prendi tutto il mio cuore. Alleluia, Signore, tutta la mia anima, tutto il mio essere, l'intero mio essere, Signore, ti appartiene. E io mi consacro a te in questa mattina, Signore, voglio rinnovare quella consacrazione, Padre, nel nome di Gesù, perché tu hai dato, Signore Dio eterno, il tuo amato figliuolo, Gesù Cristo, per noi, quale sacrificio vivente su quella croce. E col prezioso sangue di Gesù ci hai acquistati, Signore, per essere re sacerdoti, alleluia, alla tua gloria, alla tua lode, Signore, ti prego, rinnova ogni fratello, ogni sorella, ogni cuore, ogni anima in accordo a questa verità, Signore, perché la tua verità ci rende liberi dai legami, dai pesi di questo mondo corrotto. Ti prego, rinnova i nostri cuori, Signore, in accordo alla tua verità. Alleluia, che la tua parola che leggeremo, Signore, sia un balsamo per i nostri cuori, sia, alleluia, un dolce miele, un'acqua fresca per la nostra anima, Signore. Ora che ci accostiamo alla tua parola, Signore, alla lettura biblica, Signore, togli via da noi ogni distrazione, ogni pensiero, amen, alleluia, ogni contrasto, e aiutaci, Padre d'amore, Dio di gloria,
a leggere la tua parola con un cuore sincero, un cuore pienamente, Padre, concentrato a te nel nome di Gesù, che la tua parola, alleluia, operi potentemente in noi, purificandoci, illuminandoci, alleluia, santificandoci per la gloria del tuo nome, Signore, alleluia, per il tuo glorioso ritorno, Gesù. Aiutaci a essere sempre pronti e vigilanti. Gloria a Dio, gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Alleluia, amen, amen. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Grazie, Padre, dacci sapienza, dacci conoscenza, dacci l'intendimento di cui abbiamo bisogno. Alleluia, per mezzo della tua santa parola. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno, Dio vi benedica, cari fratelli e sorelle, e per certo il nostro Dio, che è fedele, ci sta già benedicendo. Amen. Insieme, perché noi stiamo invocando, benedetto sia il Signore. Noi siamo ora, macheta ramascia, siamo qui non a perdere il tempo, ma a guadagnare il tempo. Gloria a Dio, siamo qui a redimere il tempo, e il Signore ci sta già benedicendo, cari nella grazia. Perciò vogliamo dare a Dio la gloria che gli spetta, alleluia, il ringraziamento, alleluia, la lode, e vogliamo con un cuore umile, carissimi, accostarci alla santa parola di Dio. Amen. Nell'Evangelo secondo Luca vogliamo continuare la lettura biblica di questo prezioso Vangelo. Amen, alleluia, gloria al Signore. Luca 19 verso 45, amen, fino alla fine del capitolo. Il titolo è Purificazione del Tempio. Amen. Luca 19 verso 45, dice così la parola di Dio che leggiamo nel nome del Signore. Amen, amen e gloria a Dio. Alleluia. Poi, entrato nel Tempio, cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e comperavano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. E ogni giorno, gloria a Dio, ogni giorno egli insegnava nel tempio, e i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra. Amen, gloria a Dio. Fratelli, sorelle care, che meravigliosa parola. Dice qui al verso 47 che ogni giorno Gesù, nostro Signore, insegnava nel Tempio, alleluia. Quanto c'è bisogno, fratelli e sorelle, che ogni giorno noi ascoltiamo l'insegnamento di Cristo, che ancora oggi parla ai nostri cuori mediante lo Spirito suo Santo. Amen, alleluia. Abbiamo bisogno ogni giorno, amen, ogni istante della nostra vita, che l'insegnamento della parola di Dio ci sia rivolto. Amen. Abbiamo letto qui che Gesù insegnava nel Tempio ogni giorno, e alla luce delle scritture, cari fratelli e sorelle, il Tempio di Dio siamo noi, in questo nuovo patto, in questa nuova dispensazione della grazia di Dio, il Tempio di Dio siamo noi. E come abbiamo letto che Gesù entrò nel Tempio, alleluia,
e dopo aver visto ciò che nel Tempio succedeva o si faceva, dopo aver visto la condizione del Tempio, Gesù Cristo, alleluia, purificò il Tempio. E quanto c'è bisogno oggi, cari nella grazia, cari nella fede, che il Signore nostro Gesù Cristo purifichi il Tempio di Dio che siamo noi. Non sapete voi che i vostri corpi sono il Tempio dello Spirito Santo? Amen. E noi abbiamo bisogno, carissimi, che ogni giorno lo Spirito di Dio operi dentro di noi, alleluia, per purificare questo Tempio, alleluia, per purificare il nostro essere e in modo particolare il nostro corpo, perché l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, disse che il nostro corpo è il Tempio di Dio e c'è bisogno che questo Tempio, che è il nostro corpo, sia purificato giorno per giorno, perché voi sapete, cari nella grazia, che il corpo è la parte più vulnerabile dell'essere umano. Il corpo è la parte più legata alla terra. Il corpo, possiamo dire, è quella parte più debole dell'essere umano. La carne è debole, disse Gesù. Ma oggi, carissimi che ascoltate, se noi veramente ci siamo arresi a Cristo, se noi veramente apparteniamo al Figlio di Dio, se noi veramente, alleluia, siamo figli di Dio, il nostro corpo appartiene a Gesù e il nostro corpo è diventato il Tempio di Dio, ma giorno per giorno deve essere purificato, fratelli e sorelle, purificato dalle debolezze, purificato dalle contaminazioni, purificato dalle opere della carne che vanno contro lo spirito. Il corpo, fratelli, è quella parte dell'essere umano che sta più in contatto con la terra, perché col corpo, fratelli, noi praticamente tocchiamo la terra. E questo ci parla anche simbolicamente di una realtà spirituale che il corpo ti vuole portare in basso. Il corpo con le sue passioni, con le sue debolezze, vorrebbe trascinarti verso la terra, verso la polvere, verso il suolo, cioè quei luoghi terreni. Ma la Bibbia dice che noi siamo stati risuscitati con Cristo. Amen. E che adesso noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. E che il nostro corpo non è più uno strumento di peccato o di iniquità per vivere nella concupiscenza, ma che il nostro corpo adesso, fratelli, è diventato il Tempio di Dio. Noi adesso siamo il Tempio di Dio. La Bibbia non dice che noi un giorno diventeremo il Tempio di Dio, ma dice che noi siamo già il Tempio di Dio. Siamo i figli di Dio. Amen. Siamo membra del corpo di Cristo e perciò siamo il Tempio dello Spirito Santo. Il nostro corpo adesso non appartiene più al mondo, fratelli. Il nostro corpo adesso non è più dominato dalle debolezze, dalle concupiscenze. Amen. Ma il nostro corpo è dominato dallo Spirito Santo. Il nostro corpo, alleluia, è governato da Cristo. Amen. Alleluia. Perché il Figlio di Dio vive in noi. Amen. E il nostro corpo oggi, in questa nuova vita, il nostro corpo è diventato uno strumento nelle mani di Dio. L'Apostolo Paolo espressa molto chiaramente queste realtà, queste verità tramite lo Spirito, e dice la Scrittura che noi dobbiamo presentare i nostri corpi a Dio, alleluia, come un sacrificio vivente, amen, santo, accettevole,
è gradito davanti a Lui. Noi dobbiamo presentare le nostre membra a Dio come strumenti di giustizia per la santificazione. Adesso, fratelli, il nostro corpo è il tempio di Dio. Ecco perché un vero cristiano non può più essere schiavo delle debolezze, delle contaminazioni di questo secolo, di questo mondo, perché il tuo corpo non appartiene più al principe di questo mondo, ma il tuo corpo, alleluia, appartiene allo Spirito Santo, alleluia. Ecco perché il tuo corpo è prezioso per Dio. Amen. Il tuo corpo è uno strumento, alleluia, nelle mani di Dio, e un giorno questo corpo mortale sarà trasformato in un corpo di gloria, in un corpo incorruttibile, in un corpo, alleluia, di risurrezione, in un corpo, alleluia, celeste. Perché come noi abbiamo portato l'immagine del terrestre, un giorno porteremo l'immagine del celeste. Oh, alleluia! E si adderra malascia che metto, e si adempirà la scrittura che è scritta: la morte è stata sconfitta nella vittoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Perciò, fratelli, noi dobbiamo perseverare in questo cammino di santificazione, perché è vero, noi non abbiamo ancora raggiunto la perfezione. Noi non abbiamo ancora raggiunto quello stato celeste nella pienezza. Noi siamo uomini nuovi, noi siamo in Cristo, ci è stata data una nuova natura, siamo nuove creature, però noi non abbiamo ancora raggiunto la perfezione, fratelli. Ma giorno per giorno, alleluia, la scrittura ci insegna che giorno per giorno noi dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio e delle sue concupiscenze. Noi dobbiamo spogliarci per fede tramite la preghiera, la consacrazione, la comunione con Dio, tramite la parola, tramite lo Spirito Santo. Giorno per giorno noi dobbiamo crocifiggere la carne e considerarci morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Perché ogni cristiano, amen, tu e io, fratello, sorella, noi dobbiamo avere la consapevolezza che adesso il nostro corpo è il tempio di Dio, e che siamo stati acquistati a caro prezzo, e che non apparteniamo più a noi stessi. Ecco perché col tuo corpo non puoi fare quello che vuoi. Il tuo corpo non lo puoi contaminare con le sigarette, perché è il tempio di Dio. E se uno distrugge o rovina il tempio di Dio, Dio danneggerà lui. Perciò, cari nella grazia, noi dobbiamo veramente ogni giorno, gloria al Signore, ricercare quella consacrazione, ricercare, alleluia, la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Col tuo corpo, tu che sei un cristiano, tu che ti professi un credente, col tuo corpo non puoi più dare spazio alle contaminazioni di questo secolo. Tu non puoi più contaminare il tuo corpo con le sigarette, con l'alcol, con l'immoralità sessuale o con altri tipi di concupiscenze, di passioni. Tu non puoi più profanare il tuo corpo, che è il tempio di Dio, con un modo di vestire sconveniente o provocante, un modo di vestire sensuale. Tu non puoi più fare questo, perché se no tu stai contaminando il tempio di Dio, come abbiamo letto che Gesù entrò nel tempio di Dio e vide la condizione di quel tempio,
che era una condizione che il padre non gradiva, era una condizione di ribellione, possiamo dire, di disubbidienza. Quegli uomini che si trovavano nel Tempio non stavano onorando, glorificando Dio, perché loro avevano fatto della casa del Padre una casa di commercio. Loro stavano commerciando, stavano vendendo, comprando nel Tempio di Dio, che doveva essere un luogo consacrato soltanto ed esclusivamente alla preghiera, all'adorazione, al servire Dio. Invece quegli uomini nel Tempio stavano pensando ai loro affari, stavano vendendo, comprando, stavano commercializzando, stavano facendo del Tempio un luogo materiale invece che un luogo spirituale. Perciò, fratelli e sorelle, stiamo attenti a non far diventare il Tempio di Dio un covo di ladroni. Stiamo attenti, fratelli, a non far diventare il Tempio di Dio un tempio di concupiscenza e di carnalità e di debolezze o di vizi, perché ancora oggi Gesù Cristo guarda la condizione del Tempio. Alleluia! Ancora oggi il Signore esamina attentamente la condizione del Tempio. Ancora oggi il Re di Gloria vede quello che c'è dentro di noi, quello che c'è dentro il Tempio. Cosa c'è dentro il Tempio? Quali sono i pensieri che ci sono dentro di te? Quali sono i desideri che ci sono dentro di te? Cosa stai facendo con il Tempio di Dio? Cari fratelli e sorelle, stiamo attenti a non disonorare Dio con i nostri corpi. Non far diventare il tuo corpo una casa di commercio dove inizi a commercializzare, a vendere, a comprare dentro il Tempio. Cosa vuol dire questo? A fare compromesso con il mondo, a fare un legame con il diavolo, con il peccato, vendere, comprare, perché il diavolo ti offre delle cose, Satana ti propone delle cose, il diavolo in un certo modo ti vuole vendere delle cose. E vuole che tu gli dai in cambio il tuo corpo, il Tempio. Il diavolo ti offre, guarda, io ti do questo, ma tu mi devi dare il tuo corpo. Tu ti devi offrire a me, tu ti devi presentare a me. Fratelli e sorelle, lo stesso che fece con Gesù. Il diavolo gli fece vedere i regni del mondo, gli fece vedere le ricchezze, la gloria del mondo, e gli disse al Figlio di Dio, fratelli, guardate Satana com'è insolente, lui è un usurpatore, lui è uno sfacciato, che Dio lo sgridi, amachea, scemini cui, alleluia, sgridiamo Satana nel nome di Gesù, perché è un bugiardo, lo sgridiamo con la verità, alleluia, lo cacciamo via con la verità, alleluia. Ma lui si presentò al Figlio di Dio e gli disse: io ti posso dare tutte queste cose, io ti posso dare questi regni, queste ricchezze. Cioè, in altre parole, il diavolo gli offriva delle cose al Figlio di Dio, cercò di offrirgli, di proporgli delle cose a Gesù. Ed è lo stesso metodo, possiamo dire, la stessa astuzia che l'avversario cerca di ad operare contro di noi. Il diavolo ti offre delle cose, caro che mi ascolti, cara che mi ascolti, il diavolo ti offre dei piaceri, il diavolo ti offre delle cose che sembrano belle, ti offre le cose del mondo, ma lui ti chiede in cambio che cosa? Il tuo corpo. Il diavolo ti chiede in cambio che tu ti prostri davanti a lui. Il diavolo disse a Gesù: se tu ti prostri e mi adori, io ti darò queste cose.
E fratelli e sorelle, prostrarsi vuol dire che il tuo corpo si deve piegare davanti a Lui. Ma così non sia mai per i figli di Dio. Noi ci postreremo soltanto al Re della Gloria, davanti al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, davanti al nostro Signore Gesù Cristo. Noi ci prostreremo, ci inchineremo, alleluia, soltanto a Lui daremo il nostro essere, alleluia. Oh, alleluia, non accettare il compromesso con il diavolo. Fratello, sorella, uomo che mi ascolti, non accettare le proposte di Satana, non accettare gli inviti del diavolo, ma sgridalo, alleluia, nel nome di Gesù, dice la Bibbia, sottomettetevi a Dio, alleluia, resistete al diavolo e il diavolo fuggirà da voi. Oh, alleluia, Gesù gli disse, sta scritto, adora Dio e servi soltanto Lui, soltanto Dio noi dobbiamo adorare, fratelli, soltanto El Shaddai Elohim, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, soltanto Gesù Cristo noi dobbiamo adorare e servire. Amen, alleluia, io lo voglio dichiarare apertamente, gloria a Dio, noi non accetteremo le proposte di Satana, fratelli. Con l'aiuto di Dio abbiamo bisogno di discernimento affinché noi possiamo riconoscere, possiamo neutralizzare, possiamo, alleluia, respingere, alleluia, le proposte del diavolo e noi possiamo mantenerci puri per il Re dei Re. Amen. Ma oggi purtroppo anche in mezzo a noi, mi dispiace dirlo, anche molti che dicono di essere cristiani, di essere figli di Dio, di essere evangelici o essere persone che credono, si stanno lasciando sedurre dal diavolo e il diavolo viene a loro in tante maniere, con tante forme diverse, il diavolo si traveste e inganna queste persone. A qualcuno il diavolo gli dice, ma non succede niente se ti fumi una sigaretta, non succede niente, ma lascia stare, tanto Dio guarda il cuore, Dio non guarda se tu ti fumi una sigaretta, non succede niente, e intanto il diavolo contamina il tuo corpo, perché fratelli e sorelle, cari che mi ascoltate, la sigaretta contamina il corpo, rovina i polmoni, rovina il tempio di Dio, e quella è un'astuzia di Satana, la sigaretta, come tanti altri vizi che Satana ha inventato nella mente degli uomini. Ad altri il diavolo dice, ma guardati un po' di pornografia, guardati quei film dove ci sono le donne nude, tanto non succede niente, una volta non succede niente, tanto Dio ti perdona, e alcuni cadono nei tranelli di Satana. Ad altri il diavolo dice, guarda quella donna, tanto nessuno ti vede, tua moglie è in casa, il pastore non c'è, il fratello non c'è, guarda quella donna, guarda com'è bella, guarda com'è vestita, guarda che gambe che ha, e il diavolo li seduce. E quelle persone guardano ciò che non devono guardare, desiderano ciò che non devono desiderare. Ad altri il diavolo gli dice, e vabbè, di questa bugia, tanto una bugia, una piccola bugia non succede niente. Tanto lo fai a scopo di bene, sai, lo fai a fin di bene, non succede niente, una piccola bugia. E le persone si fanno sedurre, fratelli. Perché se noi diciamo una bugia, fratelli e sorelle, anche con la bugia noi stiamo contaminando il Tempio di Dio, perché la bugia noi la diciamo con la lingua e la lingua è un membro del corpo e il corpo è il Tempio di Dio. Se io dico una bugia, anche se sembra piccola, io sto dando spazio a Satana, che è il padre della menzogna, che l'Eterno lo sgridi, che Gesù lo sgridi. E Cristo lo sgridi perché combatte per noi. Ma se un cristiano si fa sedurre e inizia a dire una piccola bugia, quella piccola bugia è un compromesso con Satana ed è una contaminazione nel Tempio di Dio, come quando Gesù entrò e vendevano e compravano.
compravano e vendevano nel tempio di Dio, facevano ciò che non dovevano fare. E così se un cristiano dice una bugia, sta contaminando il tempio di Dio, perché una bugia si dice con la lingua, e la lingua è parte del corpo, e il corpo è il tempio di Dio. Fratelli, noi non possiamo dare spazio a Satana, dobbiamo essere saggi, dobbiamo essere avveduti, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo avere il timore di Dio. Io non posso mentire, alleluia, non posso dire bugie, perché se io inizio a dire una bugia mi sto legando al diavolo, che il Signore ancora lo sgridi, e noi vogliamo rifiutare ogni bugia. Noi vogliamo sgridare ogni spirito d'inganno, di menzogna nel nome di Gesù. Noi vogliamo cacciare via dal nostro cammino ogni astuzia di Satana e rimanere puri, consacrati e santificati per il nostro Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù Cristo. Entrò nel Tempio, fratelli. Vogliamo rileggere brevemente questi versi? Amen. Luca 19, verso 45. Alleluia, alleluia, dice che Gesù è entrato nel Tempio, entrato nel Tempio. Chissà quante volte Gesù era entrato nel Tempio, perché lui ogni giorno insegnava in quel luogo, e lui ogni giorno entrava nel Tempio, possiamo dire. E oggi il Tempio di Dio siamo noi. Ogni giorno Gesù vuole entrare nella tua vita, vuole entrare più profondamente dentro di te, dentro di me. Lui vuole entrare sempre più, alleluia, nel tempio dello Spirito. Lui vuole, alleluia, addentrarsi. Lui vuole, oh alleluia, entrare dentro di noi, fratelli e sorelle, e fare un'opera nuova. Perché quando lui entra, fratelli e sorelle, la luce scaccia via le tenebre. E quando Gesù entrò nel tempio, cominciò a cacciare fuori coloro che vendevano e comperavano. E queste persone che vendevano e comperavano rappresentano spiritualmente anche quei pensieri che a volte vogliono entrare dentro di noi, pensieri carnali, che vogliono farci legare al mondo. Vendere e comprare vuol dire ricevere e dare. Una persona che vende è una persona che dà qualcosa, una persona che compra è una persona che riceve qualcosa. E a volte ci sono pensieri, fratelli, desideri, sentimenti dentro di noi che vorrebbero legarci al mondo, vorrebbero farti accogliere delle cose che non vengono da Dio, vorrebbero farti dare qualcosa che non è nella volontà di Dio, e dentro di te si crea una confusione, si crea un miscuglio con la luce e le tenebre, si crea un legame. Allora c'è bisogno che Gesù entri con la sua luce e cacci fuori coloro che vendono e comprano, cacci fuori i pensieri carnali. C'è bisogno che Gesù ancora in questo momento cacci fuori quei sentimenti malvagi, cacci fuori, alleluia, da questo tempio ogni sentimento che non viene da lui. C'è bisogno che lui ci purifichi. C'è bisogno che lui ci liberi. Gesù Cristo vuole cacciare fuori ogni cosa che non appartiene a Dio, ogni cosa che non appartiene alla santità, ogni cosa che non appartiene all'adorazione, al servizio divino, ogni cosa mondana, ogni cosa carnale, ogni pensiero impuro, ogni pensiero che non glorifica il Signore. Il Signore lo vuole cacciare fuori. Amen. Cominciò a cacciare fuori
coloro che vendevano e compravano. In altre parole, Gesù vuole purificare. Gesù vuole liberare il nostro tempio, il nostro cuore, il nostro essere. Gesù vuole, alleluia, fare pulizia dentro di noi. Gesù vuole mettere ordine nel suo tempio. Nel tempio di Dio non ci può essere il disordine, fratelli, la confusione, la mondanità. Il Signore vuole purificare il suo tempio e stabilire la volontà di Dio. Verso 46. Dopo che Gesù cacciò fuori coloro che disonoravano Dio, disse loro: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Verso 47. E ogni giorno egli insegnava nel tempio. Gesù vuole ristabilire l'ordine nel tempio. Gesù Cristo vuole ristabilire l'ordine nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua mente, nel tuo corpo. Lui vuole mettere in ordine le cose, lui vuole togliere le contaminazioni e mettere la volontà di Dio, stabilire la volontà di Dio, stabilire la grazia di Dio, la gloria di Dio, e che la tua vita sia un tempio di preghiera, che nella tua vita, nella mia vita, non ci siano contaminazioni terrene, contaminazioni della carne, contaminazioni del mondo, di Satana, ma che la nostra vita sia stabilita come un tempio di preghiera, di adorazione, alleluia, un tempio che possa servire, alleluia, la gloria di Dio. Amen. Il Signore vuole stabilire la sua volontà. Sta scritto, la mia casa è una casa di preghiera. Ricordati, fratello, sorella, che tu devi pregare, devi vivere in preghiera. Io devo vivere in preghiera. Amen. Col nostro essere, il nostro intero essere, dobbiamo pregare e dedicarci al Signore dei Signori, il nostro corpo, il tempio di Dio. E con questo tempio, con questo corpo, noi dobbiamo pregare, fratelli, perché col corpo noi possiamo metterci in ginocchio, col corpo noi possiamo alzare le mani in preghiera a Dio, col corpo noi possiamo alzare la voce, la lingua deve servire per pregare, amen, alleluia, e non per peccare, non per mentire, non per dire parole volgari, parole malvagie, non per proferire maledizioni, ma con la tua lingua devi pregare, devi adorare, devi ringraziare l'Eterno, alleluia. Il Signore ogni giorno insegnava nel tempio, e oggi c'è bisogno che lo Spirito Santo ogni giorno ci insegni queste cose, ce le ricordi e ci guidi in tutta la verità del nostro Dio, cari nella grazia. Oh, alleluia, abbiamo bisogno nel nome di Gesù Cristo, rebata Mattia. Oh, re che te le merescei. Presentati al Signore in una completa consacrazione, alleluia. Amen. Io vengo a te, tuo eterno Dio, amen, alleluia, nel nome santo di Gesù Cristo il Signore, perdonare, alleluia, perdonare questo, era soltanto a te. Tutto quanto fa parte, vogliamo donare tutto a Cristo, fratelli. Il tempio di Dio voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te, morire davvero al mondo che lo
lontano mi porta. Aggrappiamoci a Cristo, siate santi perché io sono santo, alleluia. Figliuolo tuo, distruggi tu, chiave tu che mi separa da te. Il peccato che io non sopporto. Sì, Signore, liberaci da ogni forma di peccato, di iniquità, di concupiscenza. Signore, fai che questo tempio sia puro per te, alleluia. Nome di Gesù Cristo, alleluia. Remata la mascere bechea, alleluia. Sentirmi ripieno di te. Amen. Oh, alleluia. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Alleluia. Alleluia, lassù nel ciel, voglio sentire la tua presenza dentro me. Oh, alleluia, sia Padre Santo, alleluia. Signore, ci rifugiamo in te, purifica questo tempio, purifica il nostro corpo. Nel nome di Gesù scaccia via ogni contaminazione, Padre, qualsiasi essa sia. Facci risplendere con la tua luce, Signore, alleluia. Oh, rebai tema shika mandai, alleluia, alleluia. Sì, Signore, riempici solo di te, spazza via ogni concupiscenza, ogni pensiero malvagio. Vogliamo la pienezza di Cristo, alleluia, alleluia. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Alleluia, presentati a Dio come uno strumento nelle sue mani, uno strumento di giustizia per la gloria di Dio, per la santificazione. Oh, alleluia, sì, Signore. Alleluia, alleluia, Padre, vogliamo camminare, oh, nella santità. Signore, aiutaci. Oh, rabatama shekete. Signore, aiutaci a consacrarci ogni giorno di più. Grazie per questa parola, Padre, falla regnare nei nostri cuori. Che questa parola, Signore, trasformi. Alleluia. Nel nome di Gesù. Spirito Santo regna in noi, alleluia. Io mi consacro, mi arrendo a te, Signore. Mentre il tuo spirito scende nel cuore, oh, fai la tua opera, Signore della gloria. Alleluia. Mi arrendo a te, Signore. Mentre la luce, la gioia, perebere sharabara bara te, tabarabara bara bara sa, alabara sia, io mi dono, mi arrendo, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Le strade a dire il perdono che ho ricevuto da te, da te, te, Gesù. Alleluia, Spirito Santo.
tuo spirito scende nel cuore. Grazie Padre, ti adoriamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Santificaci ancora, riempici ancora Padre, illuminaci in modo glorioso. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia. Cristo, aiutaci a vivere questa parola, a camminare nello Spirito Santo. Alleluia, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alleluia. Oh, grazie che questa parola rimanga in ogni cuore. Mentre dall'alto ricevo potenza, amore, costanza, coraggio, costanza. Oh, in Cristo Gesù il glorioso, alleluia. Alleluia, che io dipenda da te. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Padre, noi alziamo le mani davanti a te. Noi ti lodiamo, alleluia. Ti ringraziamo Padre celeste della gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, grazie per la tua parola. Solo tu hai parole di vita eterna. Ti ringraziamo Dio d'amore. Alleluia, ti ringraziamo Dio eterno. Dio benedetto, Dio santo, Dio meraviglioso. Oh, alleluia, ti adoriamo Gesù. Grazie. Alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo. Aleisa mandore che te berechea. I katamala shiri alareiso Adonai erre che te le cussai. Studia, regna nel nostro cuore. Oh Gesù, regna nella nostra mente, regna nel nostro corpo che è il tempio di Dio. Alleluia, la baba si ribitei. Alleluia. La scienza aumenta ogni giorno il tuo intelletto. Oh, alleluia. Prendi controllo di ogni cuore, di ogni situazione. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, mentre l'odio e la vendetta cresce. Benedetto il Signore. Benedetto Gesù. La sua giustizia. Alleluia. Nei principi. Ore che te e che te. Mettiamo il nostro essere nelle mani dell'Onnipotente. Tu vedrai la sua gloria, vedrai la potenza di Dio. Non indugiare, arrenditi a Cristo. Alleluia, demerescaia, osanna, madegassai, kadosh. Ti adoriamo, Padre. Alleluia. Alleluia. Niente si muoverà. Alleluia. Ce ne vedi, sai. Solo tu, Gesù. Alleluia. Il muto parla, osanna, alleluia. Il paralitico grida di gioia al Signore, alleluia. Dili Gesù ti amo, alleluia. E la benedizione.
Shai Kemendo. Il creatore dell'universo. Re che te ne dici. Il tuo nome c'è autorità. Brava Tarasho. Tutto può colui che te padre. Chi crede nella tua parola. Re Babassea. Niente ti muoverà. Oh, nel nome di Gesù prendi nuove forze nello spirito. Alleluia. Grazie Signore, grazie che tu ci hai chiamati dalle tenebre alla tua mirabile luce e oggi siamo i tuoi figli Signore, il Tempio di Dio, alleluia, riempi di Spirito Santo ogni fratello, ogni sorella, ogni cuore, ogni vita. Signore, dai nuove forze. Oh, alebekenda batakashaya, dai nuove, dai coraggio, dai gioia al tuo popolo in questo momento, Padre, noi scacciamo via ogni tenebra. Nome di Gesù. Alleluia, ricevi la luce. Sia la luce. Olobarashaya della gloria di Dio. Alleluia, sia la luce. In questo momento sia la luce di Cristo il Signore su di te. Amen. Alleluia. Grazie Padre. Oh, alleluia. Benedetto sei.